La riforma del titolo quinto della Costituzione in discussione al Senato e alcune norme del cosiddetto decreto sblocca Italia, contro le quali ci sarà un referendum abrogativo, non piacciono ai presidenti dei consigli regionali che si sono riuniti in assemblea plenaria al convitto Mario Pagano di Campobasso. Un lavoro certosino e un confronto serrato con i poteri centrali sulle modalità elettive dei senatori e sulle nuove funzioni di Palazzo Madama, ma soprattutto la difesa dell'autonomia delle regioni messa a rischio dalle riforme costituzionali. A fare gli onori di casa il presidente Vincenzo Niro. Presenti all'iniziativa i presidenti dei consigli di 12 regioni, tra i quali il coordinatore della conferenza, ovvero il presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Franco Jacob, e della Lombardia, Raffaele Cattaneo. Immaginare che il Senato diventi una sorta di cameretta per bambini in una casa che è quella delle istituzioni e che le competenze principali che caratterizzano l'agire di un territorio passino tutte alla competenza dello Stato ci preoccupa. Le regioni devono continuare ad avere la titolarità su quelle politiche fondamentali, ne cito solo alcune, materia del lavoro, della formazione professionale, la materia dell'elezione del territorio, le materie legate alla politiche sociali, le materie legate appunto all'energia, per poi ritornare su un argomento che è altrettanto attuale. Ecco, queste sono competenze che noi richiediamo vengano riportate nel novero delle competenze regionali. Presidente Cattaneo, una riforma costituzionale del titolo quinto che non piace alle regioni. No, non ci piace affatto, soprattutto perché tende inesorabilmente a trasformare le regioni da organi legislativi in organi che avranno sostanzialmente solo competenze amministrative, quindi come dei grossi comuni o delle grosse province, e non avranno però le risorse per poter gestire realmente queste competenze amministrative. E in generale questa riforma indebolisce il sistema delle autonomie, che è la forza del nostro paese. Il nostro paese, ha una storia che è quella dei comuni liberali del Medioevo, poi dei piccoli stati regionali del Rinascimento, è una storia che nasce dal territorio. Che non è mai stata imperiale. Questa idea invece che ci debba essere nulla tra il governo, lo Stato centrale e il cittadino, un'idea molto pericolosa che indebolirà il nostro tessuto sociale e che soprattutto allontanerà ancora di più le istituzioni dalla vita della gente. Sullo sfondo resta il dibattito per l'autonomia delle piccole regioni come il Molise e su questo il presidente della Lombardia non usa mezzi termini. La Lombardia ha 10 milioni di abitanti. La seconda regione italiana ne ha poco più della metà. Io credo però che nel nostro paese si debba mettere in discussione la forma attuale delle regioni se vogliamo affrontare seriamente il riordino del sistema delle autonomie. E credo che evolvere dalle attuali 20 regioni a un modello che possa avere 8-9 regioni sia una strada percorribile. Il Molise è certamente una regione piccola e più piccola quasi di tutte le province lombarde, però credo che il Molise non sarebbe in difficoltà in una riaggregazione più ampia che coinvolga le regioni della fascia adriatica. Credo che sia giusto affrontare questo tema con realismo e non con la difesa esasperata dello statu quo, che non è necessariamente la soluzione migliore.